Nuovo appuntamento di 2020, il nostro consueto e dobbiamo dire anche Ugo, particolarmente apprezzato talk di approfondimento nel corso del quale di settimana in settimana stiamo cercando di leggere, di comprendere un po' più difficile questo ottovolante che si appalesa in Calabria, sia con riferimento al dato prettamente politico, che soprattutto con riferimento al dato dell'emergenza sanitaria in corso ed esplosa con la seconda ondata nel corso delle ultime settimane. Lo diciamo ormai ogni volta, le notizie ci superano spesso e volentieri anche nella fantasia. Sì, Ormai sono, difficile stargli no? dietro, Ormai, eh? ormai sono diverse settimane che ci arrabattiamo tutti a capire quale potrebbe essere il commissario alla sanità. Ne abbiamo consumati tre, altri se ne annunciano, consigli dei ministri che vengono in qualche modo conclusi, se non interrotti, proprio perché la pietra d'inciampo è la Calabria, la nomina a commissario. Lambitissima Calabria, ogni consiglio dei ministri quando deve toccare questo argomento si trasforma in un inceneritore di nomi, aspettiamo E poi insomma. anche i nomi, insomma, l'ultimo sacrificato sull'altare pare Mostarda, sia Narciso Mostardo. Narciso Mostarda. Allora, senti Ugo, noi oggi abbiamo un ospite Sì, particolarmente e importante ritorniamo all'antico e perché abbiamo ritorniamo i all'antico. consueti blocchi che divideremo con altrettanti ospiti, due ospiti, il primo dei quali è già qui, il sindaco di Catanzaro, nonché Sergio presidente della Abramo, che provincia. naturalmente, Buonasera. diciamo, ha occupato tante Occupa, occupa. cronache. Tante cronache nel corso degli ultimi giorni. Siamo abituati ormai. Beh, certo, insomma, è un cursus honorum da questo punto di vista. Poi, peraltro, con Abramo, sai, non è esattamente facile in questo momento distinguere l'aspetto politico anche dall'aspetto dell'emergenza sanitaria, perché se ne è occupato in prima persona, ha fatto un intervento, ci sono state anche delle conseguenze politiche, ma di questo Sì. parleremo. La prima domanda che le voglio fare, cito un pezzo che è stato pubblicato dal Corriere della Calabria, a firma di una di quelle tante personalità che sul comparto sanitario hanno una indiscussa ed indiscutibile professionalità. Parlo di Rubens Curia, che sostanzialmente ha tracciato con i semplici numeri un bilancio, no, del corso delle ultime settimane. 24 ottobre, ricoverati nei reparti di terapia semi-intensiva 100, 24 novembre 429. Terapia intensiva, il 24 ottobre erano 10 ricoverati, il 24 novembre 42. In isolamento domiciliare, il 24 ottobre 1739, il 24 novembre 9664. 24 ottobre, e questo è il dato un po' più complicato, sindaco. Al 24 ottobre, dall'inizio della pandemia, avevamo 105 morti. Al 24 novembre 243. Ora, statisticamente il dato sui decessi in Calabria è qualcosa di spaventoso. Abbiamo fatto più del doppio in un mese rispetto a quasi 8 mesi in maniera precedente. Cosa non ha funzionato? Ma diciamo che siamo stati un po' leggeri perché sapevamo che ci sarebbe stata una ripresa della pandemia ad ottobre, quindi siamo stati forse un po' leggeri tutti quanti quest'estate, quando abbiamo liberalizzato tutto quanto e purtroppo adesso i dati stanno crescendo giorno per giorno, quindi Però c'è un tema di dobbiamo. strutture sanitarie, che Ma abbiamo un ospedale da campo, anche lì insomma. sapevamo perfettamente che bisognava organizzarsi prima, oggi lo stiamo facendo, siamo un po' in ritardo, però comunque siamo riusciti a fare un buon lavoro, soprattutto facendo rete tra le tre ASP, perché i posti letto comunque ci sono. Sindaco, lei quando ha cominciato ad avere sentore che i mesi di tregua che comunque il virus stava concedendo e che sono stati poi alla fine i mesi dello sbraco estivo, diciamolo pure con un francesismo, avrebbero poi alla fine provocato tutto questo. Quando ha capito che di quei mesi di tregua le istituzioni non stavano approfittando per tentare perlomeno di irrobustire quel cordone sanitario
che nei momenti peggiori poi è venuto clamorosamente a mancare. Quando nel mese di agosto feci la prima ordinanza che bloccò tutte le manifestazioni culturali anche nel quartiere Lido, dove di solito d'estate facciamo molte manifestazioni, e poi soprattutto perché non si stava procedendo, avevamo individuato Villa Bianca per fare come, utilizzarlo come centro Covid, però non si stava procedendo, quindi cominciai a lanciare l'allarme partendo ecco, dalla mia ordinanza. Io fu pure contestato. Che rapporti aveva con la regione in quel frangente? Che tipo di rapporti ci sono stati? Diciamo che col commissario Zuccatelli, Cotticelli, c'è sempre stato un buon rapporto, però sollecitavo molto spesso perché non riuscivo a vedere delle risposte, perché la velocità in questo settore credo che sia, per quanto riguarda questo reparto, sia la cosa principale. Senta Sindaco, procedendo a cavallo, no, di questo ragionamento, che è un ragionamento che riguarda l'emergenza sanitaria, ma anche, no, parallelamente dei riflessi di ordine politico. Lei poco fa ha citato un nome che corrisponde ad un edificio che è stato al centro veramente di tante, tantissime discussioni e lo è paradossalmente ancora oggi. Lei ha citato Villa Bianca a Catanzaro. Per i telespettatori che ci seguono dal resto della Calabria, c'è questa grande struttura che era sede anche delle attività del Policlinico Universitario, e lo ricordiamo tutti distintamente, tra aprile e maggio, quando si profilò l'ipotesi di avere dei centri Covid unicamente destinati appunto al trattamento di questi pazienti, questo nome, questa struttura emerse. Poi non se ne fece nulla e l'assunto finale, portato avanti peraltro da Zuccatelli, ribadito anche dall'ex commissario Scura, è che Villa Bianca sarebbe sostanzialmente inutile perché al Policlinico di Germaneto ci sono più di 100 posti letto che sarebbero, in buona sostanza, almeno così li descrivono, delle camere a 5 stelle. Ecco, perché non utilizzare, intanto se è così, e in secondo luogo perché non utilizzare una struttura già pronta invece di rimettere mano a Villa Bianca? Allora, le premesse erano queste. Villa Bianca sarebbe dovuto diventare nel piano sanitario, perché è stato inserito, Casa della Salute. Questo significa aiutare anche il pronto soccorso del Pugliese, che oggi, sul quale oggi si poggiano anche moltissimi codici bianchi, e quindi viene intasato dai codici bianchi e si aspetta anche 24 ore per essere visitati nel pronto soccorso. Quindi doveva essere recuperata Villa Bianca per essere temporaneamente centro Covid, ma poi comunque Casa della Salute. Però è normale che Zuccatelli in quel periodo disse: va bene Villa Bianca come Casa della Salute, mettiamola nel piano, però abbiamo in questo momento l'università che è già pronta. E quindi ci fu uno scontro un po' con il rettore. Però oggi l'università, comunque, vista la situazione, ha dato disponibilità. Sono già 30 posti Covid presenti all'interno del padiglione, quindi, dell'università, e ha dato disponibilità anche del Corpo C. Quindi diciamo, questa apertura da parte del rettore è servita tantissimo all'area centrale della Calabria, perché con la programmazione che abbiamo fatto ieri con le tre ASL siamo riusciti ad avere oltre 220 posti Covid, 86 di terapia subintensiva e circa 46-49 di terapia intensiva. Quindi diciamo il dato è positivo, motivo per cui non abbiamo bisogno neanche della tensa struttura dell'esercito, che in questo momento la stanno realizzando in altre città della Calabria. Quindi... Però, Sindaco, come dicevamo poc'anzi, no? Queste sono considerazioni che sono di ordine tecnico, pratico, che riguardano l'aspetto della risposta sanitaria rispetto ad un'emergenza. E poi, come spesso accade in queste cose, ci sono anche dei risvolti politici, no? Nel senso che lei ha recentemente fatto una conferenza stampa con il consueto puntiglio che le riconoscono sui numeri, insomma, no? Lei un po' appare come una sorta di precisino antipatico, no? Cioè, se ne rende conto? Assolutamente sì. Allora, con riferimento a questo puntiglio, a questa sua narrazione dell'offerta sanitaria... Un puntiglio da presidente di regione, Sindaco. Beh, ne parliamo dopo, non anticipare tutto, adesso poi dopo abbiamo tempo. Ovviamente lo dico ai telespettatori,
noi partiamo dalle cose che contano, e dunque l'emergenza sanitaria, e poi ci occuperemo anche di tutte le notizie politiche e di cronaca di questi giorni. Vorrei ricordare a tutti, sto citando testualmente, amministratori locali compresi, che lo strumento dell'ordinanza regionale è di competenza unica del Presidente della Regione. Anticipare provvedimenti o creare aspettative che non hanno corrispondenza con atti ufficiali in un momento di grave emergenza come questo arreca danno e crea una inutile confusione che non serve a nessuno. E poi il sale sta sulla coda, sono parole del Presidente facente funzioni della Giunta regionale Spirri, il sale arriva sulla coda perché subito dopo c'è l'indicazione di Villa Bianca, la sto seguendo con la protezione civile. Si riferiva a lei Spirri? Forse sì, forse no, questo non lo so, lo dovete chiedere a lui. Io so solamente una cosa, preferisco molte volte far capire a chi mi sta davanti, quindi ai semplici, ai miei concittadini, attraverso i numeri cosa si può fare e cosa non si può fare, perché non sono abituato a parlare a bambera come si fa molte volte, spesso anche in TV ma anche in altre situazioni, senza spiegare che cosa vuoi fare. Quindi io preferisco concentrarmi e spiegare effettivamente qual è il mio programma, che cosa posso fare per la mia città ma anche per la mia regione. Per quanto riguarda le ordinanze, è normale che le ordinanze le fa la regione, mica le fa il sindaco, ma noi non abbiamo detto Villa Bianca, no, abbiamo detto che Villa Bianca ha bisogno di, sicuramente di essere ristrutturata e occorre un tempo un po' più lungo. Noi abbiamo il problema da domani mattina, quindi le ASP con la disponibilità che hanno dato dei posti letto lo hanno dato per il giorno dopo e quindi è normale che ci siamo organizzati proprio per questo. Ma infatti sindaco, non è un caso che questa dichiarazione, Danilo, sì, piccata, diciamolo, no, da parte del facente tra funzione seguita la no, sera. No, il problema è che io ho anticipato quello che invece deve essere un'ordinanza della regione, ma non ho detto che voglio farla io, perché devono essere autorizzati 8 laboratori privati per aiutare gli ospedali e comunque le ASP a fare i tamponi. Però è chiaro che... Però il problema è un altro, Jesus, se la interrompo, no, ma prego. Se per fare un'ordinanza che prevede quindi l'autorizzazione a 8 ambulatori privati, un'ordinanza non possiamo impiegare una settimana per farla. Quindi io l'ho anticipata per sollecitare, perché la lettera dell'ASP di Catanzaro richiedendo questa autorizzazione per i laboratori privati è stata fatta già da parecchio tempo. Noi abbiamo la necessità di fare i tamponi tutti i giorni e subito, dobbiamo sbrigarci. Lei da buon calciatore della politica, volendo mutuare la metafora calcistica, ha giocato d'anticipo anche per quel che concerne la rete ospedaliera, perché in effetti è una buonissima notizia, è anche una buona creazione questo network a livello di ASP, di aziende sanitarie. Qui non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Lei ha giocato anticipo anche qua. Se ci sono delle velleità di tipo politico da parte di chiunque, di dover apparire, velleità da questo punto di vista, di dover apparire, a me non frega assolutamente niente. Il fatto di apparire non me ne frega niente. Chi mi conosce sa perfettamente che io sono abituato a prendere... Ma lei dice che Spirri appare troppo? No, non sto dicendo questo, sto dicendo che molte volte dà fastidio, a me non può dare fastidio se un altro amministratore fa una cosa buona per la Calabria. L'avesse fatto un altro sindaco io sarei stato felicissimo, l'avesse fatto un qualsiasi politico io sono felicissimo. Molto spesso quando ci sono delle iniziative anche da parte della regione, dello stesso Spirri, io non ho fatto altro che scrivere bravo perché hai fatto questa ordinanza. L'ordinanza che è stata preparata anche da parte della Regione Calabria per trovare i posti letto, per la parte centrale della Calabria, la centrale della Calabria ha visto coinvolto anche la mia persona, che ho parlato direttamente con Tonino Belcastro, dottore Belcastro, che è responsabile del Covid, perché io cerco di aiutare in questo momento il processo che vede sicuramente, che possa vedere quindi attraverso questo processo un cambiamento della Regione Calabria. Rimane il rammarico di non averci pensato prima, no? Chiaro che non mi rivolgo a lei, però effettivamente... Questo network ospedaliero, no? Che mette insieme tutti i punti sanitari del centro regione. No, il problema è che tu puoi attuarlo facendo il sindaco solamente in determinate occasioni, non è che puoi farlo tutti i giorni, perché altrimenti sembra un'invasione di campo anche da parte mia, perché io non è che lo faccio solo, per esempio, il fatto di non avere un'unica regia è un problema, perché io mi sono trovato per esempio a combattere col fatto che
non si parlavano tra i soggetti che in questo momento sono i responsabili della sanità in Calabria, perché noi abbiamo il direttore generale della salute, poi abbiamo Belcastro che invece è responsabile del Covid, poi abbiamo il commissario, poi abbiamo i singoli commissari delle ASL, poi abbiamo Zuccatelli dell'università e poi abbiamo il rettore. Come è riuscito a metterli insieme, Abramo? Come è riuscito a metterli insieme? Ma col mio pragmatismo, perché io purtroppo non ho preconcetti. Io quando voglio risolvere il problema, per me non esiste una persona che magari sia stato sgarbato una settimana prima nei miei confronti e poi non lo chiamo perché è stato sgarbato, perché noi dobbiamo dare risposte, siamo certo. abituati a dare risposte alla collettività, altrimenti non veniamo eletti come sindaci. Siccome la collettività in questo momento particolare sta soffrendo, e sta soffrendo tantissimo, c'è gente che sta morendo di fame, in questo momento la politica giustamente non può litigare, non può far vedere che non riusciamo a metterci d'accordo, non riusciamo a fare rete. Perché giustamente diamo un brutto esempio in un momento in cui la gente è disperata e se la prende contro tutti. Certo. C'è una disperazione che noi tocchiamo con mano ogni giorno. C'è gente che a 60 anni si mette a piangere perché non riesce a portare il pane alla propria famiglia. E allora rispetto a queste problematiche, cosa vuole che interessi a me se si parlano o non si parlano, se hanno avuto una scaramuccia prima o se hanno degli atteggiamenti che possono essere poco, diciamo... sono degli atteggiamenti che non permettono di potersi organizzare su un argomento così impellente che quello della sanità. È un argomento serio, certo. Però sindaco, è inutile che non nascondiamo. Parliamoci chiaramente, una volta per tutte. Io sono abituato a parlare di non nascondiamo, non nascondiamoci dietro un dito, no? Questo ci fa strisciante. Do fastidio, come diceva lui, io sono antipatico solo ad alcune persone, non ad altre, perché il mio parlare chiaro purtroppo mi ha creato tanti problemi. Come si dice evangelicamente, il vostro dire sia sì sì, no no. Allora, non nascondiamoci dietro un dito, però strisciante è del tutto evidente che dagli ambienti della presidenza della regione, in questo caso dal facente funzioni Spirlì, è evidente un certo fastidio. Pensiamo anche, ma questo malevolmente noi cattivissimi giornalisti, che questo sia direttamente collegato ad aspettative in vista della competizione elettorale regionale, che è già partita, no? Tutti la negano, ma è già partita. Ma no, non credo, guarda, io le dico con molta sincerità, se io oggi dovessi parlare di questo darei fastidio a chi ci sta ascoltando. Beh, però il futuro perché, è importante. No, sì, è importante fino a un certo punto per il momento, perché adesso non bisogna fare queste cose perché magari c'è l'aspettativa di essere candidati alla regione. Non bisogna assolutamente neanche prendere in considerazione, perché la gente di chi sarà il candidato alla regione non gliene frega assolutamente niente. In questo momento la gente vede che la sanità non funziona, vede i propri parenti che arrivano a pronto soccorso e rimangono su una barella. Non possiamo parlare in questo momento di elezione. E poi in questo momento particolare io vengo chiamato continuamente e sono felice di questo e di poterlo fare insieme ad altri sindaci, perché no, non sono l'unico. Veniamo chiamati continuamente la regione, c'è una collaborazione anche con lo stesso Spirlì su vari argomenti, perché noi ragioniamo sul sistema dell'acqua e sul sistema dei rifiuti e sul socio assistenziale. Noi siamo presenti tutti i giorni con questi argomenti e senza il nostro contributo non potrebbero fare Abramo, non lo discuto, però... Non potrebbero fare questa programmazione. Non lo discuto e il discorso che lei fa è un discorso di qui non si assoluta tratta di ragionevolezza. Per esempio, lei sa perfettamente che io a Conte ho detto, con l'incontro con Roma, i sindaci, che la Calabria, dalla Ragioneria Generale dello Stato, è uscito fuori un documento sulla situazione della sanità dal 2006 al 2019, da dove si evince che la Calabria perde 400 milioni. Mancati trasferimenti. Certo. Perfetto, i trasferimenti. Noi prendiamo 1.740 euro per ogni cittadino, mentre la media nazionale è 1.960. Ora, 240 euro in media cittadino per 1.920.000 abitanti sono oltre 400 milioni. Poi ho detto passiamo agli asili nido per capire, e c'è scritto su molti giornali, su molte testate nazionali, che a Reggio Calabria, c'era l'esempio di Reggio Calabria, 90 euro per esempio per un asilo nido contro addirittura
Sì, sì, siamo nell'ordine. Sì, sì, siamo nell'ordine. Abramo, c'è una differenza enorme. Non parliamo poi delle infrastrutture. Noi perdiamo al sud 46 miliardi all'anno per avere questo regionalismo. Dai, fammelo provocare. Ancora. Però questa è una questione di sud che legittimamente chiede allo Stato che non ci siano figli e figliastri. La Lega che ne pensa secondo lei? Ma io non, a me non interessa cosa pensa. Io sto provocando, ma sì, insomma, a me non interessa. A me interessa che in futuro si cominci a parlare. Non dovevo essere io a prendere questa iniziativa, ma la prendo anche io e poi do fastidio. Abramo, perché mi interessa di argomenti che non riguardano lei ha giustificato con un impegno civico, soprattutto io direi con un impegno teso a venire incontro a quella che è la palpabile disperazione della gente in ogni settore, un interventismo meritevole. Ecco, un interventismo civico per cercare di tamponare alcune falle, lo ha fatto nel lavoro di coordinamento di questa rete ospedaliera che ha, ripeto, in un certo senso tamponato. Lo abbiamo fatto. Lo avete fatto. Ora però c'è contribuito moltissimo. Ora però c'è, e lei prima ne parlava, la questione anche economica, sociale. C'è una polveriera economica sociale, lei faceva prima l'esempio di tanti indigenti che sono un po' il portato di questo periodo. Anche lì io credo che andrà fatto un intervento, perché se stiamo ai tempi della regione con l'erogazione dei contributi, soprattutto delle altre misure, non finiamo più. In questo senso lei è propenso pure, diciamo, ad intervenire? Che cosa state pensando? Io ho detto chiaramente al Presidente Conte che al di là della cassa integrazione, noi comuni, così come abbiamo fatto per esempio con i buoni mensa che sono stati trasferiti dal governo, riusciremmo in 30 giorni a erogare tutti i finanziamenti. Quindi ci siamo messi anche a disposizione del governo per funzionare maggiormente rispetto alla questione che vede danneggiate molte attività economiche, anzi tantissime partite IVA, che così li identifichiamo ancora meglio, siamo resi disponibili. Il problema è un altro: se noi non riusciamo a capire, però, come meridionale in generale, che dobbiamo fare rete anche con gli altri governatori, se non riusciamo a capire che recuperare 46 miliardi, la fetta che spetta la Calabria su quei 46 miliardi sarà 4, sarà 5, ma voi avete idea cosa significa avere, cioè, 4-5 miliardi in più da poter spendere? Cambia è il mondo. Doppio del bilancio regionale. Cambia il bilancio regionale sono 6 milioni e mezzo. Cambia il mondo. Ma perché queste cose non si devono discutere? Perché molto spesso i sindaci dobbiamo fare tutto, perché ormai ci dobbiamo interessare di tutto, di trasporti. Anche alla vicenda dei trasporti, aprono le scuole il giorno 30, anche non sappiamo cosa succede sui trasporti. Per cui, se ci sarà il voto, lei ha pensato ad un piano B anche in questo senso? Sì, infatti ho chiesto già un incontro, sto chiedendo un incontro alla regione, proprio oggi pomeriggio farò delle telefonate per capire cosa vogliono fare sul sistema dei trasporti, perché non possiamo riempire gli autobus all'80% e quindi poi avere nuovamente i contagi adesso che apriranno giorno 3. Quasi certamente, perché il governo apre giorno 3, sì. Perché non può rinunziare a 32 miliardi di PIL nel mese di dicembre. Certo, ovvio. A costo che magari aumentino i contagi per poi richiudere eventualmente a dicembre. Ma se chiudiamo a dicembre ci sarà una terza ondata di contagi. Io non so se reggeranno più le attività economiche. Penso... Allora nessuno si sta preoccupando di queste. Allora questa è una regione, e ci metto tutti naturalmente, dove non siamo in grado di fare programmazione. Siamo abituati ad andare ai convegni, a spararla chi la può sparare più grossa, siamo abituati a uscire sui giornali, ci rintuzziamo l'uno con l'altro anche per piccole cose, diamo un'immagine negativa ai nostri concittadini, ma non riusciamo a fare programmazione. Perché non se ne parla mai di programmazione, di cosa si potrebbe fare per la Calabria, non se ne parla mai. Parliamo sempre di quello che accade oggi, quindi l'emergenza a cui dobbiamo necessariamente mettere mano. Ma rispetto alla programmazione, una volta per tutti, vogliamo capire dove andrà la Calabria, vogliamo capire che oggi ci stiamo spopolando perché la gente va via e non riusciamo a dare una risposta dal punto di vista del lavoro? Come si fa per fare lavoro? Senta. Come si fa per non utilizzare la spesa dei fondi comunitari e polverizzandola? Perché la stiamo continuando a polverizzare. Non basta però poi chiedere soltanto i soldi e magari ottenerli, perché li otterremo. No, assolutamente. Lei non si pone, lei non è tra quelli che si pone per caso il problema e la preoccupazione di chi andrà a gestirli questi soldi, Abramo. E poi il governo, anche su questo, un minimo di attenzione. Perché se tu mandi il commissario, ho detto al Presidente anche Conte,
perché non ho avuto mai una possibilità di parlare con un Presidente del Consiglio, ne ho approfittato. Presidente Conte, ma cosa fa un commissario appena arriva, sia un esperto e sia un manager nella sanità in Calabria? Fa un centro unico degli acquisti, perché tutti, anche chi non capisce di come si gestisce un centro unico d'acquisto, sa perfettamente che risparmia almeno il 20% certo, il giorno dopo. Ovvio. Ma 20% su 3 miliardi di acquisti, prodotti e servizi, su 600 milioni all'anno. Certamente. Come la stessa cosa, quando io vedo che c'è un'obsolescenza dei farmaci nelle farmacie dei singoli ospedali del 30%, significa che se spendo 100 milioni all'anno, ne posso risparmiare 30 solamente sull'acquisto dei farmaci con un sistema di procurement. Quindi non è che stiamo parlando di cose stratosferiche. È matematica. Come la stessa cosa. Io oggi posso andare nella farmacia se sono un infermiere e a prelevare un antibiotico e portarmelo a casa? Sì. Ma se io ho un sistema di procurement dove la cartella elettronica viene connessa con il ritiro del farmaco, io ho non tutto scappa, centralizzato, non scappa. Sarebbe l'ideale. Non è che ci vogliono cose stratosferiche, certo. Ma parliamone. Allora, non si tratta Abramo, di prima genitura. Qui si, no. Chi arriva a fare... No, non lo capisco. Abramo, abbiamo poco tempo a disposizione e abbiamo ancora dei temi caldi e quindi diciamo domande a batteria con risposte secche. Allora, prima cosa, quello che lei ha fatto è il discorso, onestamente, che arriva dal sindaco della città capoluogo di regione, ma anche in questo caso non si nasconda dietro un dito, è un discorso che ha una evidente proiezione regionale. Come valenza, sindaco. No, io voglio solamente dire questo, che bisogna molte volte capire che se c'è una buona pratica fatta da un'amministrazione, io sono uno di quelli che preferisce copiare. Se c'è al nord un comune che ha fatto una cosa bella, io me la copio, perché è inutile, se c'è ed è stata fatta ed è buona, io la ripeto. Allora io dico, se il comune di Catanzaro ha fatto un minimo di programmazione, a me è costato, perché poi nel momento in cui tu fai l'amministratore e non fai politica, poi ne paghi le conseguenze dopo. Allora io dico, se il comune di Catanzaro non ha un centesimo di debito, se il comune di Catanzaro ha fatto un piano sui rifiuti e nessuno si interessa in Calabria, abbiamo comuni pieni di rifiuti, ma quei comuni nessuno lato non hanno fatto la città di Reggio Calabria vive momenti complicati. Ma perché non si è fatto l'impianto se a me è stato finanziato 80 milioni dalla regione Calabria? Perché c'erano i soldi, perché non lo hanno fatto gli altri? Se per esempio io faccio partire fra un mese la gara dell'ATEM, che sono 200 milioni per il gas, quindi dotare tutti i comuni della provincia laddove manca il gas, ma soprattutto evitare il monopolio dell'Italgas e quindi una gara anche per l'acquisto del gas facendo risparmiare ai cittadini e alle famiglie, io non ho capito perché l'ho fatta, considerando che la legge ti permette che l'Italgas ti dà 500 milioni di euro per fare la progettazione, cosa che io ho fatto con una gara d'appalto, e faccio partire una gara di 200 milioni, vorrei capire perché non c'è un ATEM in Calabria. Allora ci sono delle buone prassi. Abramo, sono i sindaci che devono prendere le redini della regione, allora. Ma non si tratta di perché sono quelli più esposti nella trincea. Chi viene eletto, nel momento in cui viene eletto, deve fare l'amministratore. Deve dire, io prossimi 5 anni, magari non mi candido, mi candiderò solo se porto risultati. Perché se io invece mi candido con la situazione che c'è in Calabria e voglio fare politica come la si fa al nord, dove tutto è organizzato e quindi puoi fare metà amministratore e metà politico, vuol dire che in Calabria, purtroppo in Calabria non lo puoi fare, devi fare l'amministratore chiuso dalla mattina alla sera a fare solamente pratiche, a programmare quello che ti arriva anche dalla comunità europea. Ma in quello che lei dice c'è una proiezione regionale, però ha ragione il mio collega, sì, capito, mi costa dargliela la ragione, però insomma... Ma c'è una proiezione regionale sul programma che dovrà fare il prossimo governo regionale, non è che c'è una proiezione che io dico questo perché voglio candidarmi alla regione necessaria. Ma la domanda infatti è questo, Sergio Abramo, che ha un'esperienza di 20 anni, peraltro le dobbiamo anche dare atto che i telespettatori un po' più avveduti ricorderanno che la campagna elettorale che la vide protagonista è forse lo schema perfetto, no? Per raccontare quello che lei ci ha narrato ora, nel senso che lei fece una campagna elettorale fortemente incentrata sulla programmazione, sui numeri, sui progetti, dall'altro lato il suo competitore, che poi risultò vincente, invece era attestato su un discorso molto, no? Molto politico. Quindi le diamo atto che diciamo una linea di coerenza, però la domanda è, Sergio Abramo
coltiva l'ambizione, coltiva la progettualità di poter essere legittimamente candidato presidente, perché l'altro giorno abbiamo letto una nota della Lega dove diciamo, forse in un modo un po' così, si dice sì, ma Abramo non è un iscritto della Lega. No, diciamola tutta, ho parlato con Invernizzi mi ha detto, se Abramo governa il comune per la quarta volta consecutiva, o quasi, insomma, vuol dire che è un signor amministratore. Peccato che non è iscritto alla Lega, insomma, non ha la tessera di Lega. Ha mandato la palla nel campo di Forza Italia. Lei la farà o no? Pure... Io voglio dire queste due cose, così rispondo anche alla sua domanda. Nel 1997 sono stato candidato con Forza Italia, 2001 Forza Italia, 2005 è andata alla Regione Forza Italia, 2012 Forza Italia, 2017 Forza Italia. Chi vuole mettere il dubbio se io sia di Forza Italia o sia di un altro partito non può farlo, perché sono forse l'unico amministratore che non ha cambiato mai partito. Quindi sono stato fino dal primo momento vicino a questo partito. La seconda... Ma il partito lei è stato vicino? Com'è? Lei è vicino al partito, ma il partito... Lasciamo stare, è un problema loro, perché io le dico solamente questo, a me piace fare l'amministratore. È normale che ognuno di noi, se viene chiamato, ma chiunque, viene chiamato per dire... Vuoi lanciare una sfida per cambiare la Calabria e quindi eventualmente presentarti come presidente? Non sono falso, direi di sì, ma sono anche uno che però lo fa a certe condizioni, perché grazie a Dio faccio altro per mestiere, non vivo di politica, anche se ho capito qualche anno fa che per fare politica, se la vuoi fare bene, non era come il 2001, per cui ho lasciato le mie aziende e ho deciso di fare solo l'amministratore. Senta, se nell'ipotesi in cui non dovesse essere Sergio Abramo il candidato presidente, i nomi diciamo, che circolano sono quelli dell'assessore Gianluca Gallo, del deputato Cannizzaro, del sindaco di Vibo Limardo e del senatore Mangialavori. Tra questi quattro nomi lei ha una qualche preferenza, un profilo? Non scelgo nessuno. No, a livello personale voglio dire. Ma non scelgo nessuno, perché io credo anche la Santelli, quando è stata indicata come presidente ed è stata eletta, io onestamente avevo qualche perplessità all'inizio, anche se l'ho votata. Però devo dire che mi sono subito ravveduto, perché ho trovato una persona che aveva bisogno di essere affiancata dal punto di vista amministrativo, ma noi avevamo finalmente avuto un presidente che era libera da qualsiasi vincolo, una persona che aveva una capacità di avere contatti col governo centrale eccezionale, una persona che non guardava in faccia nessuno, che non aveva niente da nascondere. Avete avuto anche degli scontri? No, assolutamente. No. Cioè, qualche critica lei l'ha fatta? No, assolutamente no. Abbiamo avuto sui rifiuti solo... forse? No, sui rifiuti, perché noi nel momento in cui siamo ATO e c'è la divisione degli ATO, c'è la responsabilità, non volevamo che qualcun altro si ingerisse nel nostro ATO per crearci dei problemi, visto e considerato che noi abbiamo quasi però veramente con la Santelli finito. Abbiamo avuto un periodo, l'ultimo periodo, la Santelli mi chiamava in continuazione, perché era una donna aperta al contributo, e non avevo mai trovato un presidente della Regione Calabria così aperta. Si stava facendo un ragionamento sulla programmazione della Calabria eccezionale. Abramo, quindi introduco. Noi abbiamo veramente, Abramo, in questo momento la nostra tragedia è stata perdere la Santelli. Tempus fugit, io volevo chiederle... Volevo chiederle... Lecchinaggio per nessuno. Lo sappiamo, volevo chiederle relativamente agli sconquassi giudiziari ultimi che hanno determinato l'arresto del Presidente del Consiglio Tallini. Lei è stato anche aspramente criticato per avere scaricato un alleato di sempre, quale... Io ho spiegato in maniera anche un po' sbrigativa. Io ho spiegato chiaramente che un'intervista fatta a caldo in quel momento, io siccome cerco di guardare un po' oltre, per forse la paura di, perché so come vanno queste cose, una faccenda che non riguarda assolutamente, spero che esca nel più breve tempo possibile, che possa dimostrare la sua estraneità, ma una faccenda che non riguarda il comune di Catanzaro, ho detto qui va a finire che alla fine ricadrà sul comune di Catanzaro.
E quindi ho detto che io sono lontano da queste attività, diciamo, fatte da attività criminose, ma non volevo assolutamente prendere nessuna distanza con l'onorevole Tallini. Poi l'ho chiarita la sera in trasmissione, sono stato invitato a Catanzaro in forma, ho detto io sono una persona per bene, in un momento come questo, in un dramma che si sta consumando in una famiglia, non ero così sciocco a prendere distanze da che cosa? Da che cosa? Su una cosa che non so che neanche cosa era. Però, ho capito, questa, io sono stato intervistato a distanza di un'ora, un'ora e mezza. È normale che abbiamo fiducia nella magistratura, sta facendo un buon lavoro, ma è normale che dobbiamo aspettare anche... Certo, questa sua posizione l'abbiamo letta, l'abbiamo anche ascoltata. Ora, ovviamente nella vita è possibile... come dire, sbagliare giudizi, sbagliare valutazioni, sbagliare tante cose. Nessuno di noi è esente da questo errore. Però sono certo io a dare giudizi. No, per carità, no, non stavo dicendo questo. Stavo chiedendo invece a lei una sensazione, no, sulla base del fatto che, come lei giustamente ha sottolineato con Domenico Tallini, c'è un sodalizio storico, peraltro anche un sodalizio... a volte burrascoso, perché insomma questo è per definizione, diciamo, il carattere di Tallini. Anche Piero Aiello nell'intervento ha detto abbiamo avuto sempre rapporti non idilliaci, insomma. Però in questi 20 anni, nel corso dei quali di fatto è stato spesso determinante, no, nelle competizioni elettorali, lei che sensazione ha avuto? Cioè, se dovesse esprimere la sua sensazione parlando di Tallini, penserebbe ad un mafioso, penserebbe ad uno che ha facilità di frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata oppure soggetti borderline? Cioè, la sensazione di Sergio Abramo uomo, a parte le questioni allora, politiche... Allora, io con Tallini ho avuto sempre un, come dire, anche quando ci siamo scontrati, siamo sempre stati rispettosi, no, l'uno nei confronti dell'altro. Io anche l'altra sera l'ho detto nell'intervista, 2015 lui ha votato lo Iero perché era con l'Udeor, c'è stata una, la candidatura prima di Mario Chiuto, che era appoggiata anche da lui, prima che fosse scelta la Santelli, poi si era parlato solo dei sindaci, poi è arrivata la Santelli, massimo rispetto. Poi c'è stato il fatto che Forza Italia voleva abbandonare il comune, massimo rispetto. Non abbiamo litigato neanche in quel momento, perché una cosa è la dialettica politica e una cosa è invece il rapporto personale. È normale che su questo io posso rispondere solo su me stesso, perché molto spesso ti fanno delle domande in cui dici ma tu potresti pensare, ma io non penso a niente, io posso rispondere per me stesso, non posso rispondere per il Consiglio Comunale, non posso rispondere per la Giunta, non posso rispondere per nessuno. Bene, ma lei è come nessuno può rispondere su di me, perché se qualcuno dovesse dire ma tu come vedi Abramo, ma Abramo può essere vicino o non può essere vicino, nessuno può rispondere per Abramo, Abramo risponde per se stesso. Come rispose la Santelli, dice io posso rispondere per me, quando gli fecero la domanda del Consiglio regionale. Non lo escludo, disse non lo escludo. Ma lei, l'ultima domanda, poi abbiamo veramente sporato tanto, lei esclude, no, poco fa, diciamo, dando la motivazione di quella intervista, no? Sono distante da questo comportamento? No, io sono distante dai fenomeni che... dalla criminalità. Bene. Che è una cosa diversa. No, per carità, no, ma non volevo. Purtroppo noi sindaci, nel momento in cui diventi amministratore, diventi sindaci, qui ha ragione il procuratore Gattelli, dice devi diventare un monaco, perché non ti puoi prendere un caffè con un imprenditore, non puoi ricevere telefonate da imprenditori, perché comunque lavorano all'interno del comune, devi stare attento con chi vai a cena, perché magari vai in una cena, ti trovi 50 persone, non sai chi c'è tra quelle 50 persone, quindi io per esempio evito tantissime cene, però, nonostante faccia il presidente della provincia, dovrei andare in 80 comuni, non ci vado molto spesso ed evito qualsiasi contatto, perché purtroppo, e l'abbiamo visto, anche un selfie, ti arriva una persona, si fa un selfie con te, che cosa gli dici da persona pubblica? No, io non faccio selfie, saresti la persona più antipatica, no? Tanti leader a livello nazionale fanno selfie dalla mattina alla sera. E forse Abramo dovrebbero iniziare a smettere.
Sì, dovrebbero anche smetterla di questa politica, diciamo, no? Da palcoscenico. Su Facebook. Torniamo alla sobrietà, sì, forse. Sì, no, ma sta volevo, rovinando, Facebook sta, per volevo, certi versi sta rovinando. Certo, volevo chiudere. Siccome la prefettura ha chiesto di conoscere i dettagli, è un atto dovuto. Lei non è preoccupato che per esempio la prefettura possa verificare, perché una delle ipotesi ma riguarda se la campagna elettorale? Io ripeto, posso rispondere per me stesso, io posso essere, devo cercare di essere una persona onesta sempre e comunque, perché faccio l'amministratore pubblico, ma non è che posso rispondere per gli altri. Ma Forza Italia... Beh, io vorrei ricordare, sì, che Paolo Mascaro, che ha subito quello che ha subito, non l'ha subito neanche per le sue liste, per le liste dell'opposizione. Non lo dimentichiamo cosa ha subito Paolo Mascaro. Lei dice aspettiamo l'esito e le verifiche. Per cui anche se tu controlli le tue liste, ed è difficile controllare le tue liste, ma addirittura tu hai l'accesso anche per le liste fatte dall'opposizione. Allora che ci facciamo? Facciamo gli ispettori o facciamo i candidati e facciamo gli amministratori? Ma che cosa ne posso sapere che cosa fa la gente durante il giorno? Forza Italia. Mica gli posso fare un'analisi del sangue. No, certo, sindaco. Questo è anche vero. Forza noi abbiamo delle difficoltà enormi, perché poi la gogna mediatica ce la prendiamo noi. Beh. La vergogna te la prendi tu, perché la gente non capisce che quando io mi candido con 5 liste, 6 liste, 7 liste, è mica io vado a fare... Però questo non toglie il dovere di scrematura, il dovere di scrematura nel momento in cui queste liste le si fa. Ma la scrematura tu la puoi fare solamente col casellario giudiziario. Ma questo ce ne occuperemo, E noi lo facciamo sempre, tutti i partiti per dire la verità lo fanno, poi che cosa ne puoi sapere che cosa accade dopo? O che cosa è accaduto prima o negli anni precedenti. Beh, va bene, questa io è la posizione. Io ho avuto degli esempi in cui qualcuno è stato poco discusso e se era vicino a me l'ho allontanato, subito. Questo è un argomento certo, ampio, sindaco, tanto ci vuole una trattazione a parte. Ci saranno altre occasioni, perché insomma è il caso di Lamezia, sì, però è un caso particolare. Però voi dovete capire anche una cosa, non sono preoccupato per me, perché Sergio Abramo può fare il sindaco, può fare un candidato e può domani non fare niente, perché comunque è una sua vita personale. Ma il problema è un altro, sono fortemente preoccupato perché con questa situazione che si sta creando nessuno vorrà venire a fare politica, perché ti sputano in faccia la gente in questo momento. E allora voi mi dovete dire chi è disponibile a fare il sindaco con i rischi che abbiamo tutti i giorni sulla nostra pelle per 2.500 euro al mese. E io lo posso dire perché non ho bisogno neanche dello stipendio. Ma come si fa a fare l'amministratore pubblico di una città capoluogo con tutti i rischi annessi e connessi, perché ti può arrivare un avviso di garanzia anche per una fogna che scola a cielo aperto, ti arriva un avviso di garanzia e devi spendere il giorno di quattrini per pagarti gli appartamenti. Come si fa? Se diamo la garanzia che non reclutiamo giullari e incompetenti o persone borderline, come diceva prima il collega Danilo, io credo che ci sarà un avvicinamento naturale delle persone per bene. Sono d'accordo. Però dobbiamo dare l'esempio. Sono d'accordo con lei, però c'è anche un altro problema. Sto cercando, lo dico alla regia, di chiudere. Domanda da parte di un cittadino, che cosa c'è di buono a Catanzaro? Io la prima domanda che ho detto, intanto tu dimmi come cittadino, se hai fatto il tuo dovere, dimmi che hai votato. Si vergognano a dire che hanno votato. Allora, il problema è questo, se noi nelle nostre liste candidiamo fior fior di medici, di avvocati, e prendono 50 voti, giusto? Quindi, chi è che sceglie la qualità? Beh, però, attenzione sindaco, poi dobbiamo chiudere, la reinvitiamo perché l'argomento è succosissimo. Assolutamente. È vero che fior fior prendono X voti, ma probabilmente qualche partito... Più partiti nel corso della storia della Calabria avrebbe anche dovuto vergognarsi delle persone che ha candidato. Mica lo metto in... Così come qualcuno si vergogna di chi ha votato, è anche vero che in pochi partiti, io sto cercando a memoria, ma insomma, non è che si sia palesata tutta la vergogna per... No, noi abbiamo avuto consiglieri regionali che andavano a casa dei boss, che... insomma, vabbè, finiamola qua perché è grande. Io dico anche un'altra cosa. Quando io parlo da imprenditore, naturalmente per la mia esperienza imprenditoriale, se io devo scegliere un manager per uno dei miei settori aziendali, no, prendo dei curriculum e li voglio ascoltare e voglio capire chi è il più bravo. Certo.
Secondo voi, quando si sceglie un presidente della regione, si guarda la competenza o si guarda che progetto ha per il futuro della Calabria? No, ci sono pesi e contrapesi rispetto alle amicizie che hai, che non hai, se sei più vicino a chi è più potente o meno potente. Le sponde romane. Ma non si discute mai, non si discute mai a dire: noi abbiamo un partito, abbiamo tre candidati, spetta a noi, mettiamolo intorno a un tavolo, vediamo chi è più bravo. No. No, non si sceglie. Aspetta ancora Forza Italia di indicare il prossimo presidente. Chiudiamo. È stato scritto di sì, ma a me personalmente non l'ha detto nessuno. Gli ultimi sommovimenti non dovrebbero cambiare dinamica. Vabbè. Anche perché credo sia giusto, avendolo scelto prima, noi siamo incappati in una situazione brutta che non ci aspettavamo e quindi credo che sia doveroso restituire a Forza Italia quello che era. E magari spostare la provincia di provenienza? Magari spostare la provincia di provenienza. Magari farei un giro di valzer, visto e considerato che comunque... Lasciamo Cosenza? No, il problema è che dovremmo discutere è su un altro aspetto, però magari ve lo faremo in un'altra trasmissione. Beh. Perché poi all'interno della regione Calabria voi dovete sapere che ci sono pesi e contropesi, nel senso che partiamo dalla sanità, così non ingeneriamo dubbi su niente, no? Voi vi siete mai visti lo spaccato della distribuzione che non è in base al numero degli abitanti? Quindi significa che se c'è un ASP che non ha debiti, molto probabilmente in quell'ASP che viene data una dotazione superiore rispetto a quelle che sono le aspettative sui ricoveri e sugli accessi, però gli vengono dati lo stesso i soldi, non va in deficit perché magari non va a curarsi nessuno. Insomma. Sull'ospedale pugliese invece, dove gli accessi e i ricoveri sono di gran lunga superiore perché offre qualità, arrivano dalla mattina alla sera, tu non dai in base agli accessi ma lo dai in base alla popolazione, non va assolutamente bene. Insomma, per non basta, parlare dell'aspetto pesa finanziario. Troppo Cosenza, Abramo, sta pesando troppo Cosenza sui destini della Calabria. Io dico che noi abbiamo bisogno di avere uno sviluppo equilibrato per tutta la Calabria. Io le dico, allora, non parlo di Catanzaro, le province più penalizzate sono sempre state Vibo e Crotone. Certo, questo è fuori discussione. Questo è fuori discussione. Più penalizzato. Allora, grazie. Chiudiamola qua. Chiudiamo. Grazie al sindaco, è carico però. Non sappiamo se ha intenzione di candidarsi o se arriverà al risultato, però è carico. La mia carica, voglio dirlo chiaramente, vi ringrazio per avermi dato questa possibilità. In questo momento, credetemi, non è tanto per la candidatura, ma la sofferenza che noi stiamo vedendo nei nostri concittadini. No, non me li, ma neanche me l'immaginate. Grazie al sindaco di Sergio Abramo anche per la commozione che è evidentemente quella di un sindaco che probabilmente più di noi certifica la spontaneità di un agire e certamente anche la tensione che si vive in questo momento. Ci vediamo tra poco. In questa nuova fase di convivenza con il coronavirus, evitiamo comportamenti scorretti. Coronavirus può ancora toccarci da vicino. Tocca a noi fermarlo. Manteniamo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Copriamo naso e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto se non è possibile assicurare il distanziamento. Igienizziamo le superfici e laviamo le mani spesso con acqua e sapone o con un gel a base alcolica. Facciamolo per noi. Facciamolo per tutti. Le raccomandazioni per evitare il contagio sono su salute.gov.it. Rieccoci in studio, abbiamo avuto questa prima parte di 2020, un confronto serrato, acceso su tutti i temi che stanno caratterizzando le ultime settimane in Calabria con il
sindaco di Catanzaro. Finito con la commozione. Finito con la commozione, ecco. Ma una commozione, Ugo, assolutamente spontanea, giustificabile, non perché si può dire nulla. Il tema... Le lacrime di coccodrillo in questa regione sono altre. Sì. Nella fattispecie credo che fossero genuine. Allora, il tema è ovviamente di una emergenza sanitaria che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, è emergenza istituzionale, è emergenza politica, è emergenza economico-sociale e rischia drammaticamente di trasformarsi in una grande, grandissima emergenza occupazionale. E di tutta evidenza, noi lo abbiamo detto molte volte, che il fronte avanzato, l'avamposto dello Stato, le istituzioni a cui i cittadini istintivamente si rivolgono sono proprio i comuni e i sindaci, ed è una delle ragioni per le quali, come voi sapete molto bene, noi spesso, Ugo, ospitiamo assolutamente i cittadini. La trincea comunale è quella da privilegiare. E anche oggi, nella seconda parte di 2020, abbiamo ospite un sindaco donna, Maria Limardo, che è sindaco della città di Vibo Valentia. Tanto grazie per essere qui con noi. Prima di parlare di tutto il resto, sanità, politica, candidatura, tutto il resto, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I dati indicano come questo sia un fenomeno drammatico che non accenna a diminuire, ma porta con sé anche tutta un'altra serie di considerazioni, come per esempio le anticipazioni del rapporto dello Svimez, che ci dicono come nel meridione la condizione del lavoro femminile ha avuto un effetto, il Covid ha avuto sul lavoro femminile un effetto particolarmente drammatico. C'è al meridione ancora questa questione femminile delle donne non pienamente coinvolte, non solo nella gestione della cosa pubblica, lì non ne parliamo, ma anche nel mondo del lavoro. Ma io credo che oltre ad una questione femminile ancora ci sia tutta una questione meridionale purtroppo da risolvere. Siamo nell'anno 2020, ma ancora c'è una questione meridionale da risolvere. Questo è oggettivo, e nei dati, se è vero che abbiamo un sistema infrastrutturale pressoché inesistente, specie se paragonato alle grandi regioni trainanti del nord. Lei ha fatto ora cenno allo Svimez, che ci ha dato dati agghiaccianti, registra delle situazioni di depressione nelle nostre aree meridionali veramente drammatiche, e in questo è chiaro che il mondo femminile, l'universo femminile non può che essere ulteriormente negletto, sia sul piano della discriminazione lavorativa, sia sul piano della violenza, aggravato purtroppo ulteriormente da questo periodo di lockdown, perché la violenza femminile trova le sue radici più profonde nella discriminazione di cui è sempre stata fatta anche la subcultura di certa politica, che poi è stata, cari amici ascoltatori, caro Danilo, è stata anche dominante in Calabria come in tante zone del meridione. La subcultura della refrattarietà della politica, al coinvolgimento delle donne nella gestione della cosa pubblica a tutti i livelli, è stata pure una forma di violenza culturale. Se noi pensiamo che siamo una regione che ha dovuto cambiare in fretta e in furia il sistema elettorale per paura di censure della Corte Costituzionale, e non perché vi sia stata una spinta culturale, certo, questo avvilisce. Beh, questo la dice lunga sulla considerazione che negli anni la politica ha sempre avuto del mondo femminile, dell'universo femminile. E io credo che questa legge arriva, ben venga, assolutamente, arriva in ritardo, arriva su una spinta più di una paura di una repressione giudiziaria, diciamo così, sì, rispetto ad un comune sentire che forse vuole vedere le donne come punta avanzata. Questo senz'altro non lo è. Diciamo che io storicamente sono sempre stata contraria alla proposizione di quote rosa o alla proposizione di meccanismi tali da. Però devo dire che nei fatti e nel tempo ho profondamente mutato questa mia impostazione, proprio perché mi sono resa conto dell'esatto contrario. Anche perché lei viene da una signora militanza, insomma, nella destra. Sì.
insomma, ne ha viste di tutti i colori, in termini di ostruzionismo. Di destra è un po' maschia, diciamo. Ecco, diciamo. Era la destra maschia, diciamo. Ma devo dire, non è un'improvvisata la sindaca, ha un pedigree culturale politico di quelli seri, insomma, Mi sono sempre trovata, per la verità, in un mondo maschile, ma sempre ad avere ruoli di comando, sia pure in un mondo maschile. Sono stata... federale, di Alleanza Nazionale, una parola. Federale sembra un reato. Stiamo attenti all'apologia. Però credo. No, per carità, non è questo. Giusto per dire che comunque sembra essere passato un secolo, ma nella realtà sono passati pochi anni, se vogliamo vedere. Questo la dice lunga anche sulla brusca accelerazione del tempo storico che c'è lei stato. Lei è stata sempre lì, un po' in tutti i campi. Io sì, sono stata sempre lì. Sono una donna di destra, sono sempre stata a destra. Poi è finita l'esperienza di Alleanza Nazionale ed ho trovato ottima ospitalità in casa di Forza Italia. Allora, veniamo dunque a questo aspetto politico, poi invece parleremo anche delle vicende che riguardano la risposta all'offerta sanitaria nella provincia di Vibo Valentia, che ovviamente è una delle province sebbene i numeri ancora, no, altre province invece sono messe parecchio peggio, certo. Però la condizione dell'offerta sanitaria in provincia di Vibo Valentia è una cosa, insomma, no? Storica. Ricordavamo l'altra nel corso di una delle ultime trasmissioni, l'inaugurazione con il dirigente Pallaria, che io avevo i calzoncini corti, avevo appena iniziato a fare questo mestiere ed è passato qualche annetto che ero a Vibo per la presentazione del progetto del nuovo ospedale e ancora, insomma, perché ci sono anche le inaugurazioni dei progetti, non solo delle opere. In Calabria abbiamo anche le inaugurazioni dei progetti. Allora, però, poi parliamo di tutto questo. Veniamo al tema della politica. La Calabria ha avuto la sua prima presidente donna, Iole Santelli, purtroppo tragicamente scomparsa. E oggi è vero che siamo in un periodo di emergenza, ma lo ripeto, non nascondiamoci dietro un dito, la lunga corsa verso le elezioni regionali è iniziata. In questa corsa il nome del sindaco di Vibo Valentia, di Maria Limardo, fa capolino di tanto in tanto. Allora, intanto le chiedo, sono solo rumors, c'è qualcuno che ci sta lavorando, un'ipotesi del genere, che sensazione le procura, ci crede, ci si impegnerebbe, la vede una prospettiva realistica? C'è anche qualcuno che, insomma, ci sta speculando per bruciarla anzitempo, insomma. Ma guardi, questa la facciamo, annotala, la facciamo tra un attimo. No, ma guardi, allora io posso dire che ovviamente essere indicata come possibile governatore della regione, come presidente della regione, non può che ovviamente riempirmi di orgoglio, perché significa che al di là di un trascorso specchiatissimo e illibato, che comunque mi ha caratterizzato nel corso degli anni, uso questo termine non a caso perché io sono un avvocato e noi si doveva presentare un certificato, certo, di condotta specchiatissima e illibata, proprio, sì, così era la definizione. E la definizione era esattamente questa, e di un percorso di assoluta coerenza si vede che il mio operato nella mia città, quello che ho fatto negli ultimi tempi, da quando sono stata eletta, è un buon operato, quindi significa che in linea generale è un apprezzamento alla persona, alle qualità e anche ai fatti, all'operato e alla storia della persona. Ci proverebbe? Ma guardi, io ho la mia città alla quale tengo molto, sono molto legata, sto portando avanti con forza e con determinazione un programma che mi hanno affidato gli elettori, ho una responsabilità enorme perché sono stata votata da una gran fetta di elettorato. E beh, però i vibonesi mica si offenderebbero se non credo il che sindaco si offenderebbero passa anche a fare il presidente di regione. Ma credo che in tutti i posti, in tutte le province dove c'è stato un presidente di regione, in tutte le città, poi quelle città sono state effettivamente rivoltate come un calzino, perché ovviamente hanno una attenzione particolare ed vivono di una condizione ovviamente di particolarità. Non c'è presidente che non abbia dedicato, come dire, un occhio amorevole nei confronti di questo sostegno ad un'ipotesi candidatura a Limardo. Lei lo sente, diciamo,
emergere soltanto nei perimetri di Bonesi, oppure le stanno arrivando anche delle offerte, delle proposte? Ne ho sentito parlare, guardi, non sta, i tavoli credo che non siano questi locali, credo che siano tavoli ovviamente in queste circostanze romani inevitabilmente. Però la scelta è... La agevola il fatto, diciamo, la professione di avvocato, perché ha girato, non ha risposto alla domanda. Lei è pronta a fare, eventualmente sarebbe pronta a fare questo passo? Allora, io sono nata pronta, questo è fuori discussione, lo dicono in molti, lo dicono... No, perché siccome prima mi ha detto, però mi hanno votato i vibonesi, ma sembrava certo, quasi... Però ha anche detto, ho un cursus honorum di una certa illibatezza, potrei anche meritarlo, insomma. Libera interpretazione del giornalista. Sì, libera interpretazione da giornalista, io dico che sono inorgoglita per il fatto che si possa pensare alla mia persona e quindi... Come dire, arriva un momento nella vita in cui uno così anche fa un bilancio di sé e allora se io mi volgo indietro, questa considerazione che ha il mondo politico, comunque la gente, anche la Calabria della mia persona, chiaramente non può che farmi piacere. Scontata la cortesia, diciamo, introduttiva al blocco con il sindaco di Vibo Valentia, riprendendo la cattiveria di prima, che poi tanta cattiveria non era quella di Ugo Floro, adesso invece io le devo fare una domanda che è un po' antipatica, perché sempre queste stesse voci sostanzialmente cosa raccontano? Raccontano che il nome di Maria Limardo è sul tavolo, che questo potrebbe anche essere un metodo, tra l'altro a mio avviso nemmeno sbagliato, no? Di rivendicare alla provincia di Vibo Valentia, no? Una volta tanto, perché insomma in genere, no? Sono altre le province che esprimono ruoli di questo tipo, alla provincia di Vibo Valentia un ruolo, un peso specifico regionale, nel senso ci proviamo noi. Sempre queste voci dicono sì, la Limardo è il nome che si spende in questo momento, in questo periodo, però la vera carta che verrà giocata poi sui tavoli romani è quella del senatore Mangialavori. Come sta la situazione? Ma io non ho notizie di questo genere, non saprei, in tutta sincerità, non saprei cosa risponderle. Cioè, no. Lei ha fatto tutto un ragionamento che sta in piedi ordinariamente nei passaggi politici che vengono fatti durante le scelte, però... Però lei ha un rapporto molto forte con Mangialavori, secondo lei Mangialavori potrebbe pensare di candidarsi nell'ipotesi in cui non dovesse non essere la Limardo? Io questo non saprei se il senatore Mangialavori decidesse di candidarsi o meno, io non lo so, però sono certa che se lui dovesse pensare o immaginare di fare un passo del genere sarebbe il nome migliore per la Calabria, questo è fuori discussione, non ho dubbi, conosco il senatore Mangialavori personalmente, so che davvero è una persona che tiene molto alla sua terra, è una persona di polso, che conosce bene fatti, misfatti, percorsi e quant'altro e potrebbe essere un ottimo candidato. È anche vero che l'anno scorso, in questo periodo, quando il centrodestra attraversava una fase di stallo e molti si erano riferiti a Mangialavori per uscire un po' dall'impasse che aveva determinato la protervia di Occhiuto di andare comunque avanti nonostante qualche ammaccatura. Politicamente è stato politicamente era un percorso che poi si è spento per i niet della Lega per alcuni problemi di ammaccatura, ti ho rintuzzato dobbiamo sulla protervia, ma è così, è la realtà, politicamente si è spento e c'è stato detto, ci sono stati rivelati diverse richieste di soccorso a Mangialavori che però non se l'è sentita, quindi poi bisognerebbe capire se la sentirebbe oggi rispetto insomma ad un passato abbastanza recente, però io sono ancora fermo insomma all'idea di un Mangialavori che all'epoca aveva molto benevolmente, molto cortesemente rifiutato. Ecco perché torna in pista la Limardo, questo è il mio ragionamento. Io questo non lo so. Ce la stiamo facendo noi la trasmissione. No, ha detto molte cose, va bene, tra l'altro... lo chiedo in diretta, in genere non si fa, se mi autorizza a fare questa sintesi. Comunque non te lo tocco più. Sono onorata
se fossi il candidato, se non fossi io, il nome migliore sarebbe Mangialavori. Ma guardi, ecco, io ora non mi tiri in ballo in sintesi che, ecco, potrebbero, come dire, darmi un imbarazzo, non me lo danno. Estorsione di ipotesi politica. No, vabbè, guardi, allora, io non ho dubbi, conosco il senatore Mangialavori, ribadisco, ed è un galantuomo, una persona per bene, veramente un galantuomo nella politica. E sono convinta che se la guida della Calabria fosse affidata a lui non potremmo trovare persona migliore. E lo dico essendone assolutamente convinta. Poi se lui accetterebbe, non accetterebbe o quant'altro, bisognerà che fosse seduto lui qui, cioè, al mio posto, chiaramente. Ci sarà quanto prima, immaginiamo. Allora, cambiamo argomento, poi abbiamo una chiusa finale ovviamente anche sulla città di Vibo Valentia e su una recente polemica, però adesso la parte centrale dedichiamola invece a questa questione sanitaria, no? Che è la cosa, no, importante. Nelle scorse settimane i sindaci della provincia di Vibo Valentia, capitanati sostanzialmente da lei, hanno anche avuto un'interlocuzione con la prefettura. Insomma, a Vibo Valentia la sofferenza del territorio viene espressa a viva e gran voce. Allora, qual è la situazione attuale e soprattutto c'è un riscontro, no, nelle risposte regionali, nelle risposte, dovremmo dire, della struttura commissariale, ma andiamo avanti. Stendiamo un velo più sopra. No, qual è invece, ecco, la situazione attuale della provincia di Vibo Valentia sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria con riferimento all'emergenza Covid e soprattutto qual è lo stato dell'interlocuzione, perché Vibo, lo ricordiamo, in deficit di risposte da questo punto di vista. Ma ecco, la questione, la condizione delle strutture purtroppo non è delle migliori, è noto. Noi abbiamo avuto l'abilità nel corso degli anni di avere costruito 6 ospedali nel territorio provinciale e di non averne sostanzialmente neanche uno che funzioni. Questa è un po' la storia degli sprechi in tema di sanità, ma certo. Questo è un altro fatto. Ciò non di meno, noi abbiamo un ospedale che è lo Iazzolino, è una struttura che risale agli anni 60, che sta reggendo per come è possibile, però abbiamo contemporaneamente in corso i lavori di costruzione di una nuova struttura ospedaliera. E che con la chimera della costruzione di questa nuova struttura un po' lo Iazzolino è stato lasciato lì. Ora da qualche anno ci si sta rendendo conto che ovviamente bisogna in ogni caso tamponare, bisogna farlo reggere ancora per qualche anno fin tanto che la struttura non sarà pronta. Pallaria qui ci ha detto che entro 5 anni l'ospedale di Vibo sarà terminato. E io dico amen, così sia, magari, cioè ci metterei la firma, come si dice dalle nostre parti, in questo momento, perché così fosse. Io come comune mi sto spendendo molto in questa direzione, sto spingendo molto anche a livello regionale, però credo che il percorso ideale era quello individuato dall'amica, da Iole, dalla Presidente, la quale ha detto senza mezzi termini che per dotare la Calabria degli ospedali è necessario fare riferimento al modello Genova, vale a dire per costruire gli ospedali a Sibari, a Reggio e alla Locride, Siberitide, Locride e Vibo. Sì, perché Gioia Tauro purtroppo è il problema. Com'è lo più stato complesso dell'interlocuzione istituzionale tra il comune, che lei rappresenta ai massimi livelli, e la regione senza la presidente legittimamente eletta? Com'è lo stato dei rapporti anche in riferimento a quelle che sono le necessità di un territorio abbastanza precario, problematico come Vibo e il Vibonese? Ma noi con Iole, io personalmente, vabbè, avevo un'interlocuzione privilegiata, dettata dal fatto che ovviamente essendo entrambe donne impegnate nell'ambito degli enti locali avevamo, come dire, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda, intessuto un ottimo dialogo. Non è venuto a mancare, perché poi in ogni caso gli assessori sono rimasti gli stessi e io ho avviato un rapporto buonissimo di assoluta cordialità, di collaborazione, anche molto incisivo devo dire, perché la mia città, la mia provincia è negletta, purtroppo è l'ultima delle ultime, perché la Calabria è l'ultima in Italia e nella Calabria purtroppo Vibo è l'ultima, per cui di questo dato ho detto
a livello regionale che bisogna tenerne conto, perché noi abbiamo bisogno ancora di normalizzazione nella mia città, nella mia provincia, che rivendico fortemente, e devo dire che questa attenzione la sto trovando tuttora. Del resto anche il presidente facente funzioni, Nino Spirli, è un'ottima persona, dotata di una sensibilità straordinaria, mi dà una mano in tutto. Senta, recentemente c'è stato un sopralluogo, insomma, l'ospedale di Tropea era stato indicato come una delle possibili strutture da far ripartire per ospitare lì pazienti Covid, naturalmente non pazienti problematici. Un'ala all'Ocri, cui aggiungere poi gli ospedali da campo per in qualche modo alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie calabresi. Questo percorso, ne ha notizia, è andato avanti, si è bloccato? Allora, per gli ospedali da campo, io ho appena avuto notizia del fatto che Vibo fosse stata individuata come zona per la struttura, ho subito indetto in comune una riunione alla quale ha partecipato la Protezione Civile Regionale insieme con la Croce Rossa, l'ASP e il comune, proprio per fare un po' il punto della situazione. Sì. Sta un po' tramontando l'idea dell'ospedale da campo per una serie di motivi, soprattutto determinati dal fatto che questa struttura non possa essere collocata all'interno delle mura perimetrali ospedaliere, e quindi questo renderebbe difficoltoso l'utilizzo della struttura, specialmente per gli ammalati Covid, specie ove si consideri che i medici dovrebbero essere quelli stessi ospedalieri. A differenza di Cosenza e di Crotone. Sì, perché lì non ci sono gli ospedali da campo, ma lì è proprio intervenuto l'esercito ed è una struttura diversa con autonoma. Medici, sì, assolutamente autonoma. Ecco, per quanto riguarda poi i posti, noi abbiamo su Vibo, sulla città di Vibo, abbiamo 36 posti, e di questi 36 ne sono occupati 15, perché nonostante il numero delle persone contagiate superi il numero di 100 nella città, io mi riferisco, sono in genere, per la maggior parte, ma in genere in tutta la provincia, asintomatici o pauci sintomatici. Cioè. Su Tropea so che si sta pensando di dedicare una parte di quella struttura ad ammalati Covid, ma speriamo che le cose continuino ad andare in questo modo, perché se non ci sono dati clinici importanti, le strutture sono ovviamente Sindaco, in grado di reggere. C'è anche un fattore economico-sociale, ne parlavamo prima con il suo collega di Catanzaro, il sindaco nonché presidente della provincia catanzarese, Sergio Bramo. C'è anche un fattore di tenuta sociale, di tenuta anche del tessuto produttivo devastato, insomma, no, dalla pandemia. Poi in un comune e soprattutto in una provincia che, come dicevamo prima, sconta, diciamo, rigori atavici, la situazione si fa sentire, insomma, la crisi morde ancora di più. Purtroppo sì, la crisi morde, lei ha parlato di problema economico, ma c'è un problema sociale, perché noi avevamo già molte attività che avevano chiuso per via della crisi che è arrivata anche da noi ovviamente, e ha impattato pesantemente, specialmente sulle attività commerciali, perché Vibo è anche un'attività storicamente con una florida flotta commerciale, diciamo. Vero. Così. A parte le flotte, purtroppo, diciamo, a mare, insomma, no? Anche sì, quella. Sì. E quindi già piagata da questo punto di vista. Ora è una devastazione totale, inutile stare lì a dire, perché va senza dire che anche i negozi che sono rimasti aperti sono, secondo me, pagano un prezzo ancora forse più caro, se vogliamo, perché devono mantenere comunque i costi, non possono usufruire del ristoro, non possono fruire della cassa integrazione, di tutta una serie di agevolazioni solo perché sono aperti, ma nella realtà
sopportano costi senza avere guadagni, perché ovviamente se la gente non gira, non gira, non è che gira solo certo. per comprare le scarpine del bambino. Siamo alla fine. Toccherà ai comuni, poi voglio dire, cercare di tamponare anche queste crepe, perché non sono così immediati gli aiuti e soprattutto gli aiuti statali. Danilo, questo è un problema che si sta discutendo proprio oggi. Alla Camera. Gli possono dare una pacca sulle spalle, perché i comuni che devono fare? Sì. Rimpolpare loro, perché poi i comuni con misure territoriali... Io credo che sia assolutamente, l'ho detto, noi ci ritroviamo, la Calabria si ritrova in zona rossa per colpe governative, perché noi ci ritroviamo in zona rossa non a causa di una condizione della malattia, cioè non è per la malattia che non ci ritroviamo, ma notoriamente per la carenza delle strutture sanitarie, quelle stesse che non sono state portate a compimento da un commissariamento che dura da oltre 11 anni. Quindi prima lo Stato ci fa vivere gli effetti drammatici di una sanità che non riesce a sanare e poi ci mette in zona rossa. Ma la nostra politica merita di tornare a gestire la cosa pubblica? Merita di sanitaria. Tornare a gestire la cosa pubblica, ma prima ancora di questo le attività produttive meritano di essere risarcite nel senso tecnico del termine dal livello statale. È lo Stato che deve risarcire le attività produttive, perché è lo Stato che ha determinato le condizioni perché ci fosse la zona rossa. E quindi è lo Stato, quello stesso Stato, che oggi deve procedere al risarcimento. Non la voglio deludere. Nel senso tecnico del termine. Non la voglio deludere, capisco. Capisco anche in punta di diritto, diciamo, la sua richiesta, nel senso che essendo la responsabilità debitabile a qualcuno, che ovviamente non è la Calabria, è chiaro che questo qualcuno che ha sollevato dalle competenze chi doveva occuparsene, è giusto che se ha sbagliato paghi, per carità. In punta di diritto ci sta, no, però non la voglio deludere, perché pare che a Palazzo Chigi non si rendano nemmeno conto che della necessità stanno, di un commissario. Cioè, che stanno, che, no, guardi, lei è un sindaco e ovviamente istituzionalmente si trattiene. Diciamo, noi siamo liberi dal vincolo istituzionale. A Palazzo Chigi evidentemente non c'è nessuno che si renda conto che si stanno letteralmente trasformando nei, come li possiamo chiamare, attori di una commedia, attori di una tragicommedia, operatori da avanspettacolo, perché persino l'ultima vicenda con un Presidente del Consiglio che va in onda, annuncia per la sera successiva la soluzione del caso Calabria, e poi, perché adesso dobbiamo sgombrare il campo dagli equivoci, come è noto, tutti i Soloni, quelli che hanno fatto la morale, la politica deve stare fuori dalla sanità, eccetera, 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 è un castello di carte e di menzogne che drammaticamente cade, perché la Calabria continua a essere in questa condizione per due sostanziali ragioni. Uno, perché ha poca rilevanza nel contesto nazionale, e due, perché i due principali partiti della maggioranza che danno vita al governo Conte se la stanno dando una addosso all'altra di Però santa ragione. Purtroppo sono gli elementi di fatto. Sì, ma la atavica sottovalutazione della Calabria rischia di essere la pietra, se non addirittura la buccia di banana, su cui anche un'impalcatura nazionale politica rischia di scivolare, perché nel momento in cui il caso Calabria diventa centrale nell'agenda di governo, non perché le forze politiche abbiano l'intenzione di renderlo tale, ma perché mediaticamente, no, le testate giornalistiche lo impongono all'attenzione di Conte e del governo, se tu non dai risposte alla Calabria o le dai in maniera ridicola, bruci nomi continuamente a distanza di poche ore, anche l'impalcatura nazionale, caro Danilo, caro Sindaco, rischia di scivolare e di fare una figura, una figuraccia nazionale, penso che sia già nazionale, agli annali, diciamo. Nazionale. Ma siamo passati dal grottesco alla farsa. Sì. E adesso non so il capitolo dopo. Ora il capitolo successivo non lo conosciamo, però veramente non possiamo continuare ad essere mortificati in questo modo. Perché se commissariamento deve essere, ma insomma. Sì, però troviamo argomenti di discordia, perché sembra un cenacolo tra amici. No. Sto scherzando. Allora, ultima domanda. Andiamo a Vibo Valentia, perché nella città di Vibo Valentia c'è stata recentemente un po' di agitazione, dichiarazioni a destra e manca, insomma c'è un po' di... il tema è quello della mancata costituzione in giudizio del comune di Vibo Valentia per quanto riguarda
l'udienza del mega processo Rinascita Scott, lo ricordiamo che è un processo particolarmente importante che vede protagonista la direzione distrettuale antimafia che ha inferto un duro, durissimo colpo alle cosche del Vibonese e della città di Vibo Valentia. Su questa mancata costituzione, insomma, si è infiocchettato parecchio con tante polemiche, è venuto meno un assessore della sua giunta comunale, questo stesso assessore pare, almeno da quello che si legge su alcuni organi di informazione locali, abbia in qualche modo scaricato la responsabilità su di lei. Sindaco, siccome non la difetta, non fa difetto di essere chiara, come sta la situazione? Perché il Comune di Vibo non si è costituito all'udienza e soprattutto quali sono le sue valutazioni rispetto a questi giudizi dell'assessore, dell'ex assessore? Dunque, intanto non è vero che il Comune non si sia costituito parte civile, perché noi ci siamo costituiti parte civile nel processo principale, quello che è incardinato a Roma, quindi sia chiaro, abbiamo effettuato una costituzione di parte civile. E per come dice l'assessore, giusto perché mi chiama in causa, lui ha detto che si è costituito parte civile portando in giunta su sua proposta la delibera. Quindi bisogna che si metta un po' d'accordo, cioè è stato lui, o la porta o non la porta questa delibera, quindi non... Dalle sue parole si profila un altro caso Cotticelli. No, scherzo. Ma per carità. Era per alleggerire il tema. Sono argomenti molto seri. Era per alleggerire il tema. Per carità, assolutamente. Io credo che intanto sgombrato il campo dal fatto che noi ci siamo costituiti parte civile nel processo principale, si è staccato da Roma un troncone che si è incardinato qui nella città di Vibo Valentia. In questo troncone non c'è stata la costituzione di parte civile, probabilmente per un incidente di percorso, perché con ogni probabilità la notifica che pure è arrivata all'ufficio protocollo non è mai arrivata nelle scrivanie delle persone giuste. Probabilmente questo è un fatto tecnico. Sarà stato un incidente in ogni di caso percorso, un fatto grave, però. Esatto, però questo è un incidente di percorso che sta nel suo. Ma in linea generale io credo che alcuni processi, e Rinascita Scott è per la mia città il processo dei processi, perché rappresenta veramente quell'area di pulizia che il procuratore Gratteri insieme con il procuratore Falvo ha fatto in città, e devo dirle che noi lo abbiamo avvertito, e noi come amministrazione, io personalmente e i miei assessori pure e anche l'assessore Pacenza, abbiamo chiara la percezione di dover accompagnare fino in fondo questo processo di cambiamento e di pulizia che è stato avviato da Rinascita Scott. Proprio per questo credo che l'attenzione su alcuni processi debba essere tale da superare ogni incidente di percorso. Questa è la ragione per la quale è cessato il rapporto di fiducia che deve necessariamente legare un sindaco con il proprio assessore, solo questo. Questa è la spiegazione, e bisogna rendere onore, perché davanti a fatti di questa portata, no, giudiziaria ma anche simbolica, perché questo processo sta in maniera particolare a Vibo come il maxi processo stava a realtà siciliana, a Palermo, insomma, è quello il rapporto. Davanti a situazioni del genere, titubanze, distinguo, differenze di sensibilità non ce ne possono essere. Quindi sentire un sindaco che parla in questo modo fa certamente bene. Bisognerebbe capire, sindaco, e chiudiamo. Devono tutti parlare così, però. Com'è possibile che, insomma, questa lettera, questa notifica si sia imboscata, arenata? No, non si è imboscata, ecco, non si è arenata. Quello che io contesto, allora, ho contestato all'assessore che alcuni processi, al di là del fatto che la carta ti arrivi o non ti arrivi sulla scrivania, tu li devi seguire, perché è il processo dei processi e hai il dovere di seguirli. A prescindere, se la carta non ti arriva, la devi chiamare la carta. Capisco il tema. E questo il... Insomma, non è una causa per risarcimento di un incidente. Insomma. Bravo, esatto. Cioè, non stiamo discutendo di una sanzione stradale. Certo. Poi,
che possa effettivamente essere capitato, e io sono assolutamente convinta che è capitato questo, che cioè abbiamo delle, le dico solo un numero, dal 2017 al 2020 si è dimezzato il numero dei dipendenti comunali. Noi abbiamo per lo più categorie A, categorie B, forse qualche categoria C, e questo purtroppo sta a significare che ci sono delle difficoltà oggettive nel personale, nella mole degli atti che una città che è sempre capoluogo di provincia si trova a gestire. E questo è l'incidente di percorso. Ma al di là, quindi nessuna imboscata, no, assolutamente, no, nella maniera più assoluta, no, lo no, a volte dico la lentezza, no, anche dei procedimenti, una certa, insomma, organico magari non, no, però adesso non giustificare, no, non voglio giustificare, però il sindaco sa bene dato, che no, lo spaccato di Rinascita Scott, esatto, lascia anche presumere che, insomma, voglio dire, bisogna essere, no, vigili, presumere, certo, poi presumere, magari, presumere che probabilmente ci potrebbe anche essere qualcuno che una carta la imbosca, voglio dire, no? Questo credo che non in questo caso, ma voglio dire. Ma guardi, le dico, in linea generale, da quando io mi sono insediata le direttive sono ben precise, la strada è stata tracciata, è una strada diritta, lineare, con un percorso di legalità assoluta. Del resto noi abbiamo fatto una serie di delibere che costituiscono uno spartiacque ben preciso tra il nero e il bianco, perché il grigio certamente a questa amministrazione non piace. Senta, come sta? Ho finito. Vibo è anche nota, oltre che per i suoi problemi, anche per un tasso di mortalità amministrative o di esperienze politiche comunali abbastanza importante. Qual è, diciamo, l'elisir politico, istituzionale, tecnico che la sta portando ad andare avanti con tranquilla determinazione? Lei dice, io direi, sta dicendo, insomma, i suoi predecessori, insomma, sono stati come fa a reggere? No, Maria, io dei miei Limardo predecessori non dico niente, no, di no, no, dico, no, per l'amor di Dio, ognuno ha fatto il suo pezzo di amministrazione ed ha dato il meglio di sé, sì, io ne sono convinta. Guardi, io mi sono dedicata anima e corpo alla mia città, avevo, tra virgolette, ho uno studio legale che è gestito ora da alcuni colleghi che mi stanno dando una seria mano d'aiuto, ma da quando sono stata eletta ho urlato dal balcone che mi sarei impegnata per la mia città fino allo spasimo più assoluto, ed è quello che sto assolutamente facendo. Io lavoro tutto il giorno e dedico tutta la mia giornata di tutti i giorni che il Padre Eterno manda il sole sulla terra, io dedico tutta la mia giornata alla mia Poi magari città, avrà indovinato anche una buona squadra, uno staff, no? Questo è importante, squadra, perché a volte si può essere buoni sindaci, ma con squadre cedevoli, no, dal punto di vista della... Io ho attorno a me delle persone che sono delle persone integerrime, e lo era anche l'assessore Pacenza. Non voglio, per carità, assolutamente che siano gettate ombra sulla sua persona, perché è un professionista. Ho delle persone che mi stanno accanto, che lavorano con me, che credono anche loro nel riscatto. Anche il capo di gabinetto ce lo saluti, perché è stato squisito nel metterci d'accordo per la sua presenza qui. Sì, il mio capo di gabinetto è un mio amico, innanzitutto, è un pensionato che è stato in procura fino all'ultimo giorno. Prima. Ora però stiamo scivolando verso il libro cuore, De Amicis, allora, Monteleone. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, naturalmente il sindaco della città di Vibo Valentia tornerà presto ospite di 2020. Chiediamoglielo, tornerà. No, glielo preannuncio in diretta, perché insomma... No, noi gli facciamo la domanda, diciamo, il suo percorso politico, abbiamo tutta l'impressione che insomma sicuramente vede Vibo come protagonista, ma diciamo, sentendo le voci che contano, potrebbe, ecco, nelle prossime settimane essere un po' di più al centro della scena politica regionale. Ma poco poco di più. Non è una domanda, è una nostra considerazione, quindi non rispondo. Allora, va bene, grazie sindaco, ringraziamo grazie anche il sindaco Sergio Abramo che ci ha accompagnato durante la prima parte. Noi naturalmente, Ugo, ci rivediamo alla prossima di 2020. Sono mancate le lacrime della sindaca? No, non ci sono. No, perché il blocco precedente volevamo fare un double, va bene. Va bene, grazie di nuovo, alla prossima. Grazie, alla prossima.